Buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Oggi è un nuovo vlog, siccome in tantissime me lo avete richiesto, non so assolutamente cosa salterà fuori, cosa filmerò, non chiedetemi queste cose perché lo sapete, chi mi segue sempre non lo so e quello che riuscirò a filmare, filmerò insomma. Se ancora non l'avete fatto, però mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina, fatela diventare tutta tutta nera, così tutte le volte che caricherò un nuovo video verrete subito avvisate. E mi raccomando, sapete che io ci tengo tantissimo perché alla sera, al posto che guardare la TV, è il mio passatempo preferito dopo che metto a letto tutti e quattro i bimbi, è quello di leggere i commenti, i suggerimenti, i consigli, le chiacchiere, insomma, tutte tramite commento. Se riesco rispondo, chiacchieriamo, altrimenti cuoricione, quello sempre, perché alla sera me li leggo sempre tutti. E basta, iniziamo questo vlog. I due bambini più grandi sono già andati a scuola, uno alla materna, uno alla primaria, uno alla scuola dell'infanzia e uno alla primaria. E ho i gemellini qui a casa che stanno facendo i giochi, più precisamente stanno dipingendo. Io devo fare un sacco di cose stamattina, devo anche fare una lavatrice e adesso per me inizia il dramma perché non c'è più il sole forte estivo e io non ho l'asciugatrice e quindi inizia il dramma. No, non tirate i giochi, soprattutto in questa stagione perché il termo ancora non l'abbiamo acceso. Non c'è il sole, non ho l'asciugatrice, come cavolo asciugo i vestiti? Bella domanda. Pregando, ecco, va bene, questo è tutto. Devo assolutamente convincere il marito a comprare un'asciugatrice, una lavatrice asciugatrice, perché mi è stato detto da alcune di voi che esiste e funzionano bene. Ditemelo poi nei commenti se la usate, che modello usate. Perché devo andare da MediaWorld a dare un'occhiata. Dimmi, qui c'è la Sofi che mi chiama. Ho già messo qualche illuminaria, qualche lucina natalizia. Natalizia, sì, anche se i bambini le hanno volute mettere per Halloween, però vabbè, staranno su da Halloween fino all'Epifania, quindi mi sono già portata avanti ieri sera mentre dormivano. Insomma, mi sono messa avanti. Adesso sistemo un po' la cameretta, faccio una lavatrice, sistemo i bambini, insomma, vediamo cosa salterà fuori oggi. Comunque, l'importante è tenersi compagnia a vicenda, ok? Se volete vedere qualche video in particolare, mi raccomando, scrivetemi. L'altro giorno, insieme ai bambini, abbiamo fatto quest'opera d'arte. Allora, ho preso 1, 2, 3 e 4 fogli, li ho uniti tra di loro con lo scotch, vedete? Poi ho reso i fogli, diciamo, impermeabili perché li ho tutti rivestiti con lo scotch e poi con il pennarello indelebile sono andata a fare le varie lunghezze che avevo segnato la crescita dei bambini e sono andata a riportarle qui sui fogli. Ogni bambino corrisponde un colore, tipo la Susanna è rosa, anche se qui sembra arancione, non so per quale motivo. Devo cambiare il telefono, ho l'11 Pro che mi sta dando un po' di problemi, vorrei comprare il 15, ma non so, vediamo. E allora, rosa per la Susanna, azzurro per Giulio perché è il suo colore preferito e il colore rosa perché è il colore preferito di Susi. Poi abbiamo Mattia, gli abbiamo dato il colore verde e a Sofia abbiamo dato il colore giallo. A Sofia e Mattia mi sono fermata a un anno perché hanno un anno i gemellini. Questa è l'età di Giulio, un anno, e questa è Susi. Susi era la più piccina, vedete? Era la più piccolina, Susanna. Vabbè, 2 anni Susi e Giulio, 3 anni Susi e Giulio, 4 anni Susi e Giulio, 5 anni la Susi, Giulio ancora no, perché Giulio ha 4 anni, quindi ci siamo fermati. E 6 anni ci siamo dimenticati di segnare, quindi siamo passati direttamente ai 7 e 8 anni. E ci siamo dimenticati di fare anche i 9 anni. La Susi a marzo farà 10 e vediamo quanto sarà cresciuta, insomma. Oggi c'è sempre un tempaccio da lupi. Adesso vi faccio vedere, ma c'è veramente un tempo bruttissimo. Il tempo di oggi è questo.
brutto, 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 brutto. E c'è tanto umido. Siete due monelli, lo sapete, vero? No, non sei una monella? Ah! Ho finito anche di fare due pacchi per Vinted, siccome ho avuto due ordini, quindi adesso vado anche in posta. Parlo piano perché ci sono i gemellini che stanno facendo la nanna proprio di lì e mi è appena arrivato questo pacco da Vinted. Carinissimo. La ragazza aveva un sacco di vestiti a 5, 2, 1 euro e io in mezzo a tutto il marasmo ho trovato questa camicettina, questa magliettina e questi pantaloni. E secondo me ci stavano bene assieme, infatti sembra proprio un completo nato così, cioè ci sta veramente benissimo assieme. E siccome di completi così ne ho pochi, ho preso il pantalone fatto così e la blusa magliettina è fatta così. Come si chiama sta maglia? Non lo so. Il disegno mi fa impazzire. È bellissimo questo disegno. Ha il mio colore di capelli. È bellissimo. Su Vinted si trovano un sacco di cose carine. Guardate ragazze, le ha fatte la mia mamma. Guardate che belle le crepe. Due, tre. Attenta amore. Un'altra! Aia, brucia. Bruciacchia, sì. Lascia star la mosca. Ho finito adesso di fare il bagno e ho terminato questi due prodottini. Allora, questo è quello della Garnier, che chi mi segue sempre sicuramente l'avrà già visto in un mio video svuota la spesa. Maxi formato, avevo pagato pochissimo, tipo 2 euro da Action. E per capelli divitalizzati, insomma deboli, rivitalizza, illumina e fortifica e mi sono trovata bene. Peccato che è terminato, pazienza, era un maxi formato. Poi
Questo finalmente siamo riusciti a terminarlo, lo avevo comprato in vacanza quest'estate, a settembre, quindi insomma siamo a fine ottobre, però non mi è piaciuto tantissimo il sapore, cioè il sapore, l'odore, e insomma così così, sì, vabbè, pulisce e non ho nient'altro da dire, insomma costa poco, al mare non c'era molta scelta, quindi mio marito ha comprato questo, però se possiamo evitiamo perché boh, non ci è piaciuto né a me né a mio marito. Mentre questo buono, se lo ritrovo lo ricomprerò sicuramente, soprattutto al prezzo con cui l'ho trovato, perché comunque questo è un 400 ml. E vabbè, adesso gli do una sciacquata e li butterò nella plastica. Bagno fatto, bagno ustionante, secondo mio marito, perché lui dice che io non sono di questo pianeta, perché io mi lavo con l'acqua bollente, ma veramente mi rigenero, cioè se ho un mal di testa mi fa passare il mal di testa, se ho male alle ossa mi fa passare il male alle ossa, se non sto bene mi fa ritornare in forze, insomma io e l'acqua calda proprio andiamo d'amore, d'accordo. Una volta ho fatto toccare l'acqua con cui mi lavo, mio marito ha tolto subito la mano perché ha detto: mio ustiono, non sei umana. Ma io l'acqua bollente proprio la adoro. Ho la testa che fa pietà, ma mi devo ancora fonare i capelli, mi devo ancora dare una sistemata, insomma. Ne ho approfittato siccome i bambini sono su, la mia suocera. E mi sono rilassato un secondino perché veramente dovevo. A notare il fantasmino che ha fatto Susi. Ciao, bellissimo che si arriccia tutto. Questa sono io in tenuta super casalinga con i calzettoni natalizi. Io in casa non porto mai le ciabatte, sempre calzettoni. Abbiamo poche scarpe. Vabbè, avendo quattro figli, ci sta. Poi in molte, nel video svuota la spesa da Action, mi avevate chiesto del ragnetto. Eccolo qui il ragnetto. Guardate che bello con gli occhietti rossi. Lo abbiamo attaccato qui. Così. Per cena farò questi. Scadono il 27, oggi è il 23, se non erro, e quindi vanno benissimo. Questi qui li ho presi scontati tutti al 50, cioè scusate, costavano uno costava mi pare sulle 6 euro, io li ho pagati tipo 2,80 euro giù di lì, e farò uno, due, e tre pacchi, perché appunto noi siamo in sei in famiglia, quindi tre pacchi servono tutti, perché poi io ho delle fogne, non dei bambini. Papà, ti do? Ma che le papà?